Benvenuti a Pinerolo, Piemonte, Italia. Sono Lorenzo della Tecnozenit e quello alle mie spalle è l'edificio Demo Case italiano per il progetto europeo 4Renew. Nato originariamente con la funzione di residenza per vacanze, è oggi un condominio con 13 piccoli alloggi ed è unico nel suo genere perché è completamente efficientato, perché Demo Case due diversi progetti europei ed è caso di studio per due enti italiani, nazionali, Enea e RSE. Nonostante dei precedenti interventi dal punto di vista della riqualificazione energetica, quali la sostituzione delle caldaie con un tipo condensazione e l'installazione di un impianto fotovoltaico in copertura e la sostituzione dei serramenti, fino a due anni fa questo edificio presentava ancora numerosi problemi dal punto di vista energetico. Infatti la mancanza di un isolamento adeguato sulle pareti esterne causava problemi di umidità e di muffa interna. Inoltre non era presente un sistema centralizzato per la produzione di acqua calda sanitaria e per la climatizzazione. Era poco sfruttato l'impianto fotovoltaico, la cui produzione era solamente utilizzata dai piccoli servizi dei condomini. Inoltre non era presente un impianto di condizionamento estivo. Per questo motivo i proprietari hanno deciso di effettuare un profondo intervento di riqualificazione affidato al progetto Energeia, una joint venture tra Tecnozenit SRL ed Acea Pinerolese Energia, nata con lo scopo di efficientare edifici multiresidenziali e renderli più efficienti, operando interventi sia dal punto di vista dell'involucro che sulla produzione energetica. In questo contesto, per l'edificio di questo condominio di via Tabona 5 a Pinerolo, sono stati inseriti all'interno due progetti europei distinti dell'ambito Horizon 2020, Build It e 4Renew. Con il progetto 4Renew è stato possibile centralizzare l'impianto di produzione di acqua calda sanitaria e di climatizzazione invernale ed estiva di tutto il condominio e avere un sistema efficiente controllato con un sistema automatico di building management system e di avere la contabilizzazione diretta dei consumi di ciascun appartamento. Le pareti esterne che oggi vediamo dell'edificio di via Tabona Pinerolo sono costituite da una facciata ventilata prefabbricata progettata e realizzata durante il progetto europeo Build It terminato nel febbraio 2020 e costituite da un doppio strato di isolante e da una finitura con piastrella ingresso. Abbiamo sfruttato la parete ventilata anche per gli impianti di climatizzazione. Infatti all'interno di essa passano canali, tubazioni e cavi per ciascun alloggio derivanti dal sottotetto dove si trova l'impianto centralizzato. I cavi e i canali passanti all'interno della parete sono così protetti dagli agenti atmosferici, non sono visibili dall'esterno e hanno minimizzato gli interventi richiesti all'interno dei singoli alloggi. Nel sottotetto. Prima degli interventi dello scorso anno, questo era solamente un grande spazio polveroso e inutilizzato. Adesso invece è il cuore del nuovo sistema centralizzato del condominio, in cui trovano posto e funzionano tutte le tecnologie e le soluzioni sviluppate durante il progetto 4Renew. Mi trovo accanto a un Energate fornito da Thermix, altro partner del progetto, che distribuiscono e contabilizzano l'energia per ciascun appartamento. Il sistema centralizzato è molto semplice in realtà da spiegare. Una pompa di calore acquaria è posta al di fuori in copertura, a cui è collegata il circuito primario, cui sono connessi 13 Energate, uno per alloggio. La pompa di calore fornisce acqua calda d'inverno e acqua fredda d'estate per poter condizionare gli ambienti. Inoltre, l'Energate durante l'inverno può prendere quest'acqua per fornire acqua calda sanitaria a ciascuno degli alloggi. Valvole, misuratore di energia termica, un accumulo inerziale da 200 litri, vasi di espansione, completano l'impianto realizzato con la tecnologia, la soluzione del ritorno inverso. Questo è l'interno di un Energate. I componenti principali sono la pompa di circolazione elettronica di inverter, lo scambiatore di calore, due valvole modulanti, il contabilizzatore di portata collegato al contatermie di energia termica e il sistema PLC di gestione. L'Energate preleva l'acqua tecnica prodotta dalla pompa di calore, calda o fredda,
e la porta la conduce attraverso le tubazioni ai nuovi ventil convettori installati all'interno degli appartamenti. In inverno, alla chiamata del flusso ostato, l'acqua calda della pompa di calore viene deviata attraverso lo scambiatore di calore per produrre acqua calda sanitaria da utilizzare per le utenze inserite in serie alla caldaia già esistente. Le tubazioni che si dipartono dai vari Energate sono anch'esse nuove e raggiungono le varie abitazioni passando all'interno degli strati isolanti della parete ventilata di nuova realizzazione. I nuovi impianti progettati per l'edificio prevedevano anche la creazione e la realizzazione di un nuovo impianto centralizzato di ventilazione meccanica. Questi sono i due canali principali per la presa dell'aria fresca esterna e per l'espulsione dell'aria dagli ambienti. In particolare, l'aria fresca dall'esterno viene condotta nei locali principali di ciascun alloggio mediante canalizzazioni passanti anche nella facciata ventilata e passando attraverso un recuperatore statico di calore. Dagli ambienti l'aria viene poi estratta dai locali dei bagni e, passando sempre attraverso il recuperatore di calore, viene estratta proprio qua nel sottotetto da due ventilatori silenziati. L'impianto fotovoltaico era già stato realizzato precedentemente rispetto agli interventi del 2020. Ma l'anno scorso è stato integrato con un accumulo elettrochimico a batterie sul lato a corrente continua da 12 kWh, in modo da poter sfruttare al meglio l'autoconsumo in loco, l'energia prodotta dal fotovoltaico utilizzata direttamente dalla pompa di calore e dalle varie utenze dell'edificio. Tutti gli impianti che ho precedentemente descritto sono controllati da un unico sistema di Building Management System, marchio Swiss Control System, SCS. Ciascun Energate ha dedicato un proprio controllore EX10 della SCS, con cui comunica attraverso il protocollo Modbus informazioni in merito allo stato di funzionamento e ai comandi e i set point. Oltre a ciò, il controllore EX10 dedicato per ciascun alloggio controlla il funzionamento della caldaia e dei nuovi ventil convettori installati all'interno degli appartamenti. Anche l'impianto centralizzato dispone di un proprio controllore SCS EX10. Questo serve per agire sul nuovo sistema di ventilazione meccanica e per agire e comunicare sempre via Modbus con la pompa di calore installata all'esterno. Inoltre, esso effettua le letture dei vari misuratori di energia termica ed elettrica installati sull'impianto e li rende disponibili all'esterno. Per un controllo più puntuale delle condizioni ambientali e di funzionamento del sistema, in ogni alloggio, in ciascuna camera, sono stati installati sonde Wi-Fi di temperatura ed umidità, in modo da poter andare ad agire puntualmente per ciascuna camera con il nostro sistema. Eccoci sopra il soleggiato tetto del condominio di Via Tabona a Pinerolo, demo case del progetto 4Renew. Vi ho portati qui per vedere la nuova pompa di calore da 30 kW termici fornita da Thermix all'interno del progetto. Questa è stata collegata idraulicamente ed elettricamente al sistema, all'impianto visto poco fa nel sottotetto. Qui in copertura possiamo anche vedere i pannelli fotovoltaici che erano stati installati e che forniscono parte dell'energia elettrica atta ad approvvigionare la pompa di calore. Ci troviamo adesso in uno dei 13 appartamenti del condominio. La griglia che vediamo in alto è la mandata dell'aria del nuovo sistema di ventilazione, i cui canali passano nella parete ventilata. Questa garantisce continuamente aria fresca per il locale, in modo da prevenire anche la formazione di muffe e tenere sotto controllo l'umidità. Il vecchio sistema precedentemente installato a radiatori continua comunque a funzionare. La caldaia, infatti, viene utilizzata in inverno per riscaldamento solamente in caso in cui la pompa di calore vada in guasto o in caso di climi o temperature particolarmente rigide. In inverno, inoltre, agisce come backup per la produzione di acqua calda sanitaria. In estate, invece, la caldaia è l'unica fonte per la produzione di acqua calda sanitaria, poiché la pompa di calore fornisce acqua refrigerata per la climatizzazione estiva e il condizionamento di tutti gli alloggi. Gli utenti stessi possono interagire con i nuovi impianti e sistemi installati.
grazie a una app con cui possono effettuare le letture dei propri consumi energetici, ma anche visualizzare i parametri ambientali, quali temperatura e umidità, ed agire sul set point di temperatura, in un certo range, in modo da poter avere all'interno la condizione che più è consona per loro. L'implementazione delle soluzioni e delle tecnologie sviluppate durante il progetto 4Renew ha consentito un incremento nell'efficientamento energetico dell'edificio, con un maggiore risparmio rispetto a quelli ottenibili dai tradizionali opere di efficientamento energetico tradizionali. In particolare, molto proficuo è stato il connubio tra i progetti Build It e 4Renew, per rendere questi impianti efficienti e richiedendo al contempo minimi interventi invasivi all'interno degli alloggi. TecnoZenith è orgogliosa di essere partner del progetto 4Renew per sviluppare queste soluzioni innovative di efficientamento energetico in un'ottica di Green Deal e di sviluppo sostenibile per l'Italia e per l'Unione Europea.